Sono Giuseppe Massaro, Project Officer del Creative Europe Desk di Roma, l'ufficio italiano, uno dei tre uffici italiani che si occupa del programma omonimo. Lavoro da tanti anni per questo programma, svolgiamo un'attività sostanzialmente di consulenza alle imprese che vogliono chiedere finanziamenti al programma in tutta un po' la filiera, dai produttori ai distributori ai corsi di formazione, alle piattaforme VOD come oggi, di cui oggi parleremo. Io devo dire veramente che l'ho visto crescere e ogni anno è stato sempre più importante perché abbiamo in qualche modo fatto anche un po' da abbiamo attirato nel nostro piccolo anche altri operatori di altre nazioni, colleghi eccetera, perché in effetti è un mercato che è nato proprio con l'idea di essere innanzitutto collocato bene come momento dell'anno, perché è vero, sì, c'è, insomma, altri mercati, innanzitutto ha scelto una data giusta soprattutto da quest'anno perché non ci sono sovrapposizioni, e poi è un mercato che abbraccia un po' i vari prodotti, dalla fiction all'animazione, e c'è anche spazio ai documentari ovviamente, e poi c'è anche spazio per i pitching, che sono molto importanti, perché da molti di questi, anche in questi primi giorni, ho avuto modo di chiedere, di sentire, a parte che ci sono dei panel organizzati sono molto interessanti, ma poi questi pitching effettivamente spesso sono estremamente utili per creare poi un prodotto, per costruire finanziariamente un prodotto, quindi diciamo che ha una funzione che veramente mancava, perché dovremmo risalire a 20 anni fa, c'era un mercato che io ricordo per il fatto che sono per un fatto generazionale che era il MIFED di Milano, e dopo 20 anni buoni che tutti gli operatori per anni si erano rammaricati del fatto che in Italia non ci fosse più un mercato veramente utile, diciamo, e per il business. Devo dire, parlando un po' con tutti gli operatori, sellers eccetera, che mi sembra che adesso stia diventando davvero un mercato, diciamo, uno dei mercati must, secondo a mio parere, internazionali.